Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e questa sera ho preparato le crepes alle zucchine. Vi auguro una buona visione. Allora, andiamo a tagliare la zucchina in piccoli pezzi. Vi ricordo che gli ingredienti ve li trascrivo nell'info box. Trasferite la zucchina così tagliata all'interno di un tritadotto. Andiamo a tritare. Ed ora andiamo ad aggiungere un uovo, un po' di sale, un po' di pepe nero acqua a temperatura ambiente e farina ed ora andiamo di nuovo a frullare. Questo è il composto che dovete ottenere. Mettetelo in frigorifero per una ventina di minuti. Dopo 20 minuti ho preso una padella, ci ho messo un pezzettino di burro, una noce e adesso la faccio sciogliere. Ed ora all'interno della padella vado a versare un mestolo di composto. Questa è l'ultima ed ho finito. Poi vi faccio vedere come le andrò a riempire, a farcire. Ora vado a farcirla con del formaggio spalmabile. Io sto mettendo formaggio spalmabile, però potete sostituirlo con della ricotta. Oppure con della burratina, adesso vi do delle varianti così al volo. Io faccio proprio una versione, chiamiamola semplice semplice. E poi vado a mettere sopra una fettina di prosciutto cotto.
in questo modo. Passo a prepararne un'altra. Questa è la prima che ho fatto per la bruttarella di casa. Le crepe sono sempre un po' così. Allora, vi stavo dicendo, io ho fatto formaggio spalmabile e prosciutto cotto. Potete sostituirlo con la ricotta e fare prosciutto cotto, prosciutto crudo, speck, oppure un pochino di burratina e pomodorini secchi, oppure sempre formaggio spalmabile e mettete il salmone, quindi vi ho dato un po' di idee. Ed ecco qui le mie crepe pronte. Ne sono venute 3 con le dosi che vi ho dato, ma naturalmente basta raddoppiarle o triplicarle e ne potete fare molte di più. Spero di esservi stata utile e che la ricetta vi sia piaciuta. Per questo vi chiedo di lasciarmi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per le notifiche c'è la campanellina rossa sotto al video. Vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti. E a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta.